mi dici questa storia di Lukaku con l'inserimento Juventus secondo indiscrezioni, oppure dobbiamo solo stare fermi sull'Inter? Però non si sblocca questa storia. Io è chiaro, no, però io faccio un po' di fatica, ma probabilmente per i miei limiti, a pensare che un intermediario come Pastorello, che ha ottimi rapporti con l'Inter, che ha dei calciatori nell'Inter, che ha lavorato per Handanovic, che ha lavorato per Candreva, che è stato l'intermediario di Lazzaro, possa giocare sui due tavoli. E che è molto vicino a Conte, Alfredo, soprattutto. Faccio davvero molta fatica, esatto, ma nella vita poi ci sta tutto, la Juve ha altre idee, che possa disturbare non ci sono dubbi. Io credo che la giornata di oggi abbia avuto anche una piccola svolta che cercheremo di raccontare per quanto riguarda l'operazione Lukaku, perché la cessione ormai addirittura di Miranda allo Jiangsu, casa madre, Suning, stessa proprietà, operazione impostata, contratto probabilmente triennale, scavalcato il Monaco che ci ha provato, ma poi lo stesso Miranda ha deciso di raggiungere Der per un ingaggio che potrebbe essere anche essere vicino ai 6 milioni a stagione. Ricordiamo che Der guadagna 5 milioni e 3, 5 milioni e 4, potrebbe essere un'altra spinta, un altro obolo rispetto alla produzione del cartellino per presentare questa famosa offerta scritta al Manchester United per sbloccare la vicenda Lukaku, che ricordiamolo per la 500ª volta è la priorità per distacco di Conte. In cima alla lista c'è Lukaku, dietro Lukaku c'è Lukaku, dietro Lukaku c'è Lukaku e poi ci sono gli altri, a parte Dzeko. Quindi io faccio un po' di fatica, perché immagino la controreazione, no, di una cosa che magari non si dovesse completare perché va da un'altra parte. Quindi prendo col beneficio di inventario fino a prova contraria che non c'è. Per chiarezza, tra il terzo Lukaku e il piano B, a parte Dzeko, poi ci sono tre o quattro caselle vuote nell'elenco di Conte. Non esatto. È che, ecco, quindi... Esatto. Questi ovviamente sono problemi seri per... Però che la Juventus possa immaginare anche semplicemente di far girare alcune notizie, alcune opere cose, di disturbo. Io credo faccia parte delle storie di mercato, perché tutta questa storia del giro degli attaccanti mi sembra anche una grande operazione di disturbo tra squadre, anche il triangolo Dzeko, Higuain e Icardi si gioca magari sull'idea che il primo che muove è quello che perde, o comunque che è costretto a spendere di più, è costretto a scoprirsi, e quindi io non faccio fatica a immaginare che oggi non siano stati così dispiaciuti poi a Torino di questa cosa che è girata. Apolloni, però c'è anche un dato di fatto: lavorare per voi allenatori, qui apro la discussione anche a Mutti e Parravicini in quanto tutti allenatori di primissimo livello, però lavorare con una squadra, prima in Italia, poi vai dall'altra parte del mondo e fai la partita con il Manchester, giochi con la Juventus e non hai gli attaccanti per fare dei movimenti, tu puoi provare quello che vuoi, però il discorso è che è il berillino, il discorso è che è l'attaccante che poi ti farai la stagione. Oggi è un problema lavorare così per Conte? No, beh, sicuramente per un allenatore avere i giocatori subito sarebbe l'ideale. È chiaro che in questo momento qui l'Inter sta cercando di velocizzare anche per le richieste di Conte, però ci sono anche questi problemi o queste, purtroppo queste notizie che possono disturbare, anche se poi da quello che ho sentito, insomma, la dirigenza dell'Inter ha tranquillizzato tra virgolette Conte, che prima o poi all'inizio comunque in fretta cercheranno di sistemare, ecco, questo problema, che in effetti è tangibile, perché poi chiaramente se Lukaku entrerà a far parte dell'Inter dovrà inserirsi atleticamente, anche se si sta allenando, è quello che comunque, abbiamo detto, poi dopo c'è una condizione da fare ancora, ecco, e poi soprattutto deve entrare nei meccanismi di Conte, quindi potrebbe diventare un problema, ecco. Molti in questo momento è un problema però l'attacco dell'Inter, perché tu ti alleni, fai un ritiro, tra poco quasi si parte, lunedì ci sono i calendari e l'Inter, Conte non può provare i movimenti con gli attaccanti. E adesso però sì, va bene tutto, però Marotta e Ausilio, lo diciamo in amicizia, in stima e affetto, però si devono dare una mossa. Sì, sicuramente è un fastidio. Però l'obiettivo è quello di portare dentro questi profili di giocatori che sono necessari. Porti dei giocatori comunque abituati subito a lavorare in certi contesti, sono dei campioni, e anche se perdi un po' di tempo adesso lo recuperi dopo. E io credo che proprio la priorità è riuscire a centrare l'obiettivo, poi c'è tempo anche per lavorare. Sono giocatori capaci di capire subito, non hai bisogno di chissà cosa per
è chiaro, lavorare sulla squadra è più giusto, il tempo ti aiuta a limare certe situazioni, però viste le difficoltà di mercato, visto tutti questi intrecci, queste situazioni possibili anche, perché non è detto che le cose si possano cambiare in corsa, la preoccupazione è quella di non averli più che il tempo che perdi. Francesco Paravicini è un po' colleghiamo, arrivo subito Alfredo, ci collegheremo tra pochissimo anche sulla tristezza dei Bomber, perché Cardi si allena da solo alla Pinetina, che tristezza. Andre Silva da Milanello parte per Boston, torna al Monaco, non raggiunge l'accordo e ritorna a Milanello, che tristezza. Lukaku, che è un grandissimo calciatore, un grandissimo attaccante, va dall'altra parte del mondo, non gioca e lo vediamo in panchina nelle immagini dell'International Champions Cup su Sport Italia. Che tristezza, alla fine però queste situazioni si sbloccano mai. Alfredo, arrivo subito da te, Paravicini, non si può però tirare troppo la corda, perché poi alla fine va bene, ballano 5, 10, 15 milioni, ma troviamo una soluzione e questa gente così non la vediamo più. Attenzione, poi c'è gente, stiamo parlando di calcio, calciomercato, poi c'è gente che seriamente ha una tristezza vera. Ma io penso che l'Inter sia in buone mani perché ha grandi dirigenti come Marotta e Ausilio, però un allenatore come Conte, che nella preparazione, diciamo, ci punta molto sia sulla fase diciamo così tattica, sia sull'aspetto fisico, quindi sicuramente lui preme perché arrivi prima possibile Lukaku, perché appunto lui per quanto riguarda l'aspetto fisico, per quanto riguarda l'aspetto tattico, ha bisogno prima possibile che i giocatori siano a sua disposizione, quindi penso che appunto Conte sia non veda l'ora che arrivi Lukaku, perché è anche vero che comunque l'Inter ha dirigenti talmente importanti e bravi che stanno gestendo la situazione. Sì, il problema è che poi a ottobre-novembre ti dimentichi che a giugno, luglio, agosto non gli hai dato gli attaccanti e poi non arriva un risultato, sì. Dice l'allenatore è scarso, l'allenatore non è bravo, Conte sta deludendo. Sì, perché poi la forza di Conte è anche da un punto di vista fisico stravolgere un attimino il giocatore. Appunto. Quindi Lukaku, che è un giocatore che... È pesante, secondo me se avesse fatto la preparazione dall'inizio con Conte probabilmente alla prima di campionato avresti visto un altro Lukaku rispetto magari a un Lukaku che arriva magari a una settimana prima del campionato. Quindi sì, non arriverà una settimana prima, ma anche se arriva tra il 10, 12, 15 agosto comunque siamo un po' in ritardo, almeno di un mese. Capuano, Radio 24 e poi Pedulla, forza. Ma guarda, io credo che in realtà l'ansia di Conte nasca anche abbastanza dalla consapevolezza che non è facile che Lukaku arrivi il 10 o il 12, cioè Lukaku arriva, se arriva nei prossimi 10 giorni, poi dopo parte la Premier, il Manchester è complicato da gestire e soprattutto Conte, per il motivo che ha spiegato prima, che è quella classifica di priorità, e l'ha spiegato Alfredo, cioè, io non credo che esista un piano B. Cioè, cosa succede se fra una settimana, io credo si chieda a Conte, mi dicono che quei 10-15 milioni in più non si possono mettere per delle ragioni poi anche oggettive e da un certo punto di vista anche comprensibili, perché un club non è obbligato a spendere 90 se può arrivare a 65-70. Fa delle valutazioni che alle volte sono più complessive. E io credo che da questo nasca un po' di ansia e un po' di tensione di Conte, che poi è esplosa quando si è trovato sui giornali qualche altro nome non gradito, quello ad esempio di Leao, o questo dibattito sul costo di Lukaku, che può anche essere giusto, ma se da due mesi tu stai trattando un profilo come quello e con lui hai fatto un accordo quinquennale da 9 milioni, in fondo il prezzo l'hai già messo anche tu, perché 9 milioni di stipendio significa che tu valuti un giocatore tra gli 80 e i 90 milioni di euro, non puoi scoprire alla fine di luglio che per te vale 65. Alfredo, da Roma. No, io volevo aggiungere, capisco, condivido, per me l'ansia è un'altra cosa e devo essere sincero, giustamente Conte da allenatore, come allenatore l'hanno fatto santo perché è un allenatore fantastico, straordinario, però i problemi li devi far diventare non altri problemi, perché insomma la gestione della vicenda Perisic non aiuta l'Inter e non l'ha aiutata per nulla, prima va bene da esterno, poi non va bene da esterno, poi dici che può fare la seconda punta e nel frattempo il mercato scivola, secondo me con un ritorno effetto boomerang che un po' svaluta il cartellino di Perisic, perché io mi chiedo, no? Se io sono l'Arsenal, mi piace Perisic e noto tutte queste storie qui, ma io aspetto il 7 sera per farti una proposta al ribasso. Premesso questo, su Dzeko, visto che ci chiedono di Dzeko, alle 23:24 del 25 di luglio il problema non è dell'Inter, sai, ha messo la fascia di capitano Dzeko ieri, il capitano della Roma ha dato questo messaggio, ogni secondo che passa il problema è della Roma,
alle 1:15 del 26 di luglio, il problema sono passate altre 2 ore perché lui va in scadenza, quindi l'Inter lì ha fatto un'offerta di 13-14 su Lukaku, andremo a fare una cosa da 60 più bonus, secondo me prendendo dei soldi anche dal cartellino di Miranda, 7 milioni, 6 milioni, possono valutarlo quanto vogliono, sono entrambe le stesse società, e passi a 70-72 più bonus e ti avvicini alla cifra che vogliono loro, perché è l'unica strada possibile e percorribile. Le altre cessioni saranno un po' più complicate, andiamo avanti per ora così, perché non può essere uno sfinimento fino al 7. Mi fermo dicendo che siccome, parleremo anche di Pogba e Milinkovic-Savic, siccome il Manchester United deve spendere dei soldi per Milinkovic, dei soldi per Fernandes, dei soldi per Maguire, che sono 80, 90, è anche normale che loro decidano di prendere i soldi che hanno messo in preventivo, perché non sono stupidi, e ci vorrebbe un po' più di calma e di pazienza, perché lo stesso Marotta credo sia entrato nell'ordine di idea di capire che molto presto lo accontenterà. La tristezza dei bomber, abbiamo detto di Cardi, Lukaku, Andrea Silva, tutti in attesa di una sistemazione, tutti in questo momento ai margini dei vari progetti dell'Inter, del Manchester United e del Milan. Vediamo il servizio. La solitudine, la tristezza dei bomber del numero 9, Bortolo Muti, come la risolviamo? Ma per me era da tenere in squadra, farlo lavorare. Icardi, sì. Queste esclusioni, soprattutto per questi giocatori, come hanno fatto alla Juventus con Higuain. Devono lavorare, essere chiari sul progetto, sulla loro, diciamo, possibile cessione, però non creare questo disagio al giocatore, ma alla stessa società, perché sicuramente questa esclusione lavora anche sul prezzo, sulle situazioni, anche sulle trattative. Un'esclusione troppo drastica. Nel frattempo potevi lavorare anche sul rapporto tra Conte e Icardi, non è come il campo, come lo spogliatoio, che a volte certe situazioni vanno in, si evolvono. Per cui è un'esclusione per me eccessiva. Per cui questa solitudine non la condivido. Alfredo, dobbiamo parlare anche di Napoli, lo faremo tra poco, però il Walter De Ponte con il dolore di mercato in attesa di Edin Dzeko, mentre De Rossi è il nuovo giocatore del Boca. Vai Alfredo, vai. Sì, no, tra l'altro siccome da 2 giorni ci chiedono di Nainggolan, Antonio Rossoblu dice: ma perché non parlate di ciò che Nainggolan ha scelto? Vuole solo il Cagliari. Allora, questa è una storia bella dal punto di vista, come devo dire, sentimentale, rilanciata negli ultimi 5 giorni da tutti i quotidiani di Cagliari e non, ed è stato il tormentone degli ultimi 5 giorni. Io non è che non parliamo di Nainggolan perché dubitiamo sul fatto che Nainggolan voglia il Cagliari, a maggior ragione per le sue vicende personali che gli auguriamo di risolvere, e che questa storia andrà risolta attraverso le due società. Il Cagliari ha preso Rogo, sta prendendo Nandez, Nainggolan guadagna 4 milioni e mezzo, abbiamo fatto il momento social, anche il Genoa vuole Biglia. Noi diamo le notizie che cerchiamo poi di verificare, e parleremo di Biglia, ed è un discorso che il Napoli e il Cagliari, scusami, il Cagliari e l'Inter si metteranno d'accordo per Nainggolan, bene, poi tu hai Nainggolan, Nandez, Rogo, Castro, ne parleremo quando una suggestione e magari una volontà di Nainggolan diventerà una trattativa che andrà in porto. Paravicini in Angola è anche un altro problema dell'Inter, mister. Sì, allora, secondo me la cosa paradossale è che l'Inter ha messo fuori probabilmente i 2 giocatori più forti nella rosa, però secondo me Conte lì ha dato un segnale fortissimo, che si vince non col singolo ma col gruppo, con la disciplina, e quindi io da allenatore condivido la linea di Conte, perché appunto lui fa appunto della disciplina, del modo di comportarsi, la forza. Quindi lui ha dato un segnale forte che io da allenatore condivido. Giorgio Lungo in aggiornamento, mentre la regia vi ha ricordato il prossimo appuntamento con l'Inter sabato in diretta in esclusiva su Sport Italia alle 13.30 contro il Paris Saint-Germain Extra International Champions Cup, un'altra gara, un'altra tappa di avvicinamento al campionato dell'Inter di Antonio Conte contro l'attacco composto da Mbappé e Cavani. Non ci sarà in attacco invece, lo ricordiamo, Neymar, escluso ufficialmente. Anche qui un'altra tristezza per un altro bomber fuori dai progetti del Paris Saint-Germain. Andiamo, Longheri, notizie, grazie. Sì, anche per aggiornare sulla questione legata a Pastorello e la Juventus, perché l'incontro di quest'oggi con Paratici, come detto, aveva come soluzione più immediata quella di far pensare a un inserimento della Juve nell'affare Lukaku. In realtà però Pastorello ovviamente ha tantissimi assistiti, sta lavorando anche come intermediario per cercare una sistemazione a Sami Khedira
Khedira, e quindi questo potrebbe essere una spiegazione, oltre al fatto che ha un assistito Tonghia nella primavera della Juventus, per il quale sta cercando di valutare quello che potrebbe essere il futuro, e di conseguenza anche per questi motivi si spiega l'incontro odierno. Seconda parte di Spartiale Mercato, tra poco gli aggiornamenti sul Napoli, ma prima Londra mi devi fare una cerca, perché domani, secondo indiscrezioni, ci sarà un'intervista sul Corriere della Sera di Steven Zhang. E non quindi... domani, è già uscita nella sua versione online, fa riferimento a tutte le strategie che Steven Zhang sta cercando di costruire per quanto riguarda l'Inter, la definisce un'anima e un ponte del pianeta Suning. Allora scusa Steven, hai detto qualcosa di concreto oppure l'Inter è un'anima? Non ci interessa, o ci parli di notizie oppure andiamo avanti. Ti do l'unica notizia di mercato pseudotale. L'unica notizia di mercato pseudotale di cui parla Steven Zhang è questa: nessun ripensamento su Mauro Icardi, abbiamo preso una decisione, cercheremo di trovare la migliore sistemazione possibile. Okay. Questo è l'unico spiraglio che apre al mercato, parla di investimenti, della volontà di... Il resto è fuffa, quindi. Sì, l'Inter è un'anima, si gioca in 11. No, parla del fatto che vuole raggiungere oltre il miliardo di euro di fatturato per quanto riguarda l'Inter, per equipararla agli standard degli altri top club a livello continentale, delle collaborazioni che ci saranno con i partner commerciali, dello sviluppo del marchio del brand. La notizia è per Icardi nessun ripensamento. Cercheremo di trovargli una sistemazione. L'abbiamo capito, perché altrimenti non si allenava alla Pinetina se volevi recuperarlo. La notizia, cosa ha detto? È questa, la notizia. L'Inter è un'anima. No, la notizia è che lui... Che vuole fare un miliardo di fatturato. La dichiarazione che lui ha fatto sui Icardi, se tu vuoi che ti faccia un riferimento al mercato, perché è l'unica che ha fatto rispetto al calciomercato, è questa, ovvero... Gli chiedono se per quanto riguarda Icardi c'è una possibilità di ripensamento, visto che comunque l'Inter ha bisogno degli attaccanti. Aspetta, calma, e lui dice: senta, lei gioca a pallone? No, non gioco a pallone. No, non gioco a pallone, neanche un po'. Quando ero studente facevo tennis e kayak. Esatto. Poi gli chiedono: non possiamo evitare di parlare. Basta. Volevo l'intervista. Questa è. Non che non giocava a calcio a kayak. Questa è l'intervista. Avanti, dai. Questo. Alfredo, parlami di Napoli, per favore, dai, via. Alfredo, dove sei? Allora, Napoli, grazie. Sono qui. Ti volevo dare un aggiornamento su questa storia di Icardi, perché dopo l'apertura che abbiamo dato nei giorni scorsi di Icardi al Napoli, l'Inter non gioca a ribasso, l'Inter gioca a rialzo, quindi nessun ripensamento. Cioè il cartellino per l'Inter ha una valutazione più vicina agli 80 che ai 70. Non so se queste storie cambieranno, cioè l'Inter sa di doversi sobbarcare un super extra budget non potendo contare oggi sui soldi di una cessione di Icardi.